Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. Questa seconda edizione si apre parlando di Covid, 7 casi di positività che fanno salire attualmente i malati in Abruzzo dopo settimane di trend discendente. Per l'infettivologo Giustino Parruti, però, questi dati non sono preoccupanti. Sentiamo di più nel servizio. Dopo settimane di discesa costante, con 7 nuovi casi emersi dai test nelle ultime ore, risalgono in Abruzzo gli attualmente positivi al Covid-19, che dai 156 di ieri arrivano a toccare quota 159. Il totale regionale dei casi sale così a 3.305. Delle persone al momento malate, solo 28 sono ricoverate in ospedale, non ci sono pazienti in terapia intensiva, tutte le altre persone sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 2.680. 82. Non si registrano decessi recenti, il bilancio delle vittime infatti è fermo a 464. Sono 109.379 i test eseguiti da inizio d'emergenza. I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila e sono 2, a Chieti altri 2 e a Pescara 3. Il nuovo incremento dei casi dal 26 giugno ad oggi se ne registrano 20 in più, di cui 6 ieri e 7 oggi, non preoccupa però gli addetti ai lavori. Il primario di malattie infettive dell'ospedale di Pescara, Giustino Parruti, componente della task force regionale per il coronavirus, parla di una normale oscillazione di un virus che è ancora presente. L'impianto del sistema di controllo posto in essere, sottolinea Parruti, deriva dal fatto che il virus è tutt'altro che defunto. La circolazione mondiale in questo momento è infatti altissima. Il sistema impostato consente di intercettare, spiega ancora Parruti, il fenomeno, così da poter stare tranquilli. Un alto numero di tamponi, il concetto di andare a caccia del virus, tutto è finalizzato a far sì che non ci siano cluster e infatti questi nuovi casi, conclude Parruti, non rappresentano un cluster. Fondamentale, secondo il medico, è l'utilizzo delle mascherine oltre all'adozione del distanziamento sociale, che restano i pilastri della prevenzione. Altrimenti, continua il dottore, qualsiasi caso reintrodotto potrebbe generare un problema. Alle oscillazioni dei dati, però, conclude l'infettivologo, dobbiamo abituarci. I carabinieri di Pescara hanno dato un nome all'omofobo che una settimana fa ha mandato un 25enne in ospedale. Il comune ora potrebbe costituirsi parte civile, così come già annunciato dal sindaco di Pescara Carlo Masci, mentre non accenna a placarsi la polemica politica con il caso, che è diventato anche di dominio nazionale. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. È stato un giovane pescarese a sferrare il pugno al 25enne, fratturandogli la mandibola. A dirlo sono i carabinieri di Pescara, che hanno denunciato un 21enne, attualmente in stato di libertà, per lesioni personali con l'aggravante di aver agito per motivi abietti o futili. Fondamentali le immagini delle telecamere e il racconto dei testimoni. Ora le indagini proseguono per identificare i suoi complici, 5 ragazzi e una ragazza. Secondo alcune indiscrezioni, i sospetti si concentrano su alcuni giovani provenienti da famiglie benestanti, tra di loro anche dei minori. Adesso che il presunto colpevole ha un nome e un volto, il comune potrebbe costituirsi parte civile. Almeno questa è l'intenzione del sindaco Carlo Masci, che così facendo va contro la sua stessa maggioranza, che aveva bocciato l'ordine del giorno del consigliere Di Jacovo, che spingeva il consiglio comunale a prendere posizione. Masci, prima della votazione, aveva invitato maggioranza e opposizione a trovare una sintesi, ma oltre quello bocciato, nessun altro emendamento è stato proposto. Intanto prosegue a gonfie vele la polemica. Dopo il danno alla beffa, si può riassumere così la soppopera messa in piedi a seguito dell'aggressione omofoba verificatasi qualche giorno fa sul lungomare pescarese, che ha costretto la vittima a un intervento chirurgico d'urgenza. Il coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Nazario Pagano, è intervenuto sulla questione raccontando una versione dei fatti al limite della fiction. Si è trattato di knockout game, la tesi di Pagano, che ricorda la violenza gratuita che aveva animato le cronache degli scorsi anni. L'ennesimo atto di violenza di un gruppo di minorenni, ha dichiarato il senatore, a prescindere dall'orientamento sessuale, ha concluso il forzista. Un tentativo, quello di Pagano, di ridurre la questione a un fatto di cronaca qualunque, come se il fatto che i ragazzi aggrediti si tenessero per mano non c'entrasse nulla. Il racconto della vittima, però, condito da inequivocabili insulti omofobi, non lascia spazio a interpretazioni. Pagano punta il dito contro quelle che definisce ricostruzioni giornalistiche capziose e irrispettose. Sono i giornalisti
giornalisti, insomma, a inventarsi l'omofobia, mentre le discriminazioni e le dimostrazioni maciste non c'entrerebbero nulla. E forse non c'entrano nulla nemmeno con gli insulti a due ragazze abbracciate in un parco pubblico una settimana prima del pestaggio. Forse non c'entrano nulla nemmeno coi filippini picchiati il giorno seguente al grido di portate il Covid. Si è trattato di un caso, secondo il senatore, se gli aggressori, pescaresi e presumibilmente eterosessuali, abbiano preso di mira proprio dei gay e degli stranieri, utilizzando per di più insulti omofobi e razzisti prima di menar le mani. Tesi simile quella del capogruppo leghista Vincenzo D'Incecco, secondo cui non esistono violenze di serie A e di serie B, per cui, seguendo la logica del discorso, il movente discriminatorio non dovrebbe destare alcuna preoccupazione. Altra beffa quella a proposito della diatriba sulla legge Zan contro l'omotransfobia. Il comune di Pescara ha concesso Piazza Salotto alla cattolicissima congrega del Family Day a gruppi di estrema destra che domenica 12 luglio protesteranno contro quella che definiscono una legge liberticida. I manifestanti si raduneranno a due passi di distanza da dove sono avvenute, solo pochi giorni prima, le aggressioni omofobe e razziste. Martedì sera invece Ampi e Rete Oltre il Ponte hanno indetto un presidio in piazza Sacro Cuore per dire no alle discriminazioni. Non c'è proprio nulla da contestualizzare, si legge sull'evento Facebook della manifestazione. E a proposito di Ampi, l'associazione metterà a disposizione di chi ne farà richiesta una tutela legale per le persone vittime di discriminazione. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Dottor Trifoggi, l'Ampi offre questa assistenza legale per tutte le persone vittime di discriminazione. Certo, l'Ampi dimostra ancora una volta l'attualità del suo comportamento e del suo rigore ideologico. Fascismo è sempre significato anche discriminazione. E l'Ampi deve essere ed è in prima linea per combattere le discriminazioni nei confronti di tutti quelli che non sono omologati, perché la storia ci insegna che è facile discriminare qualcuno, la scusa si trova comunque. In effetti oggi, con questi episodi che si sono verificati a Raffica, a Pescara, e che speriamo non si verifichino più, c'è un livello di allarme che non può essere ignorato e, come sempre, l'Ampi sarà in prima linea. Per noi è un atto dovuto perché, ecco, io qui ho l'articolo 2 della Costituzione che dice delle cose ben precise. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, non glieli dà. È un riconoscimento che viene fatto al momento in cui si nasce, siamo tutti quanti uguali. Questo per dire che intanto è prodromico l'articolo 3 della Costituzione, quindi dove c'è l'uguaglianza sostanziale sancita. Per noi era doveroso fare questo, ci auguriamo che anche altre associazioni e magari anche le istituzioni possano seguirci. Per noi è stata una scelta un po', diciamo, non dico sofferta, ma molto ragionata. E poi, grazie a un'idea del nostro vicepresidente provinciale, Walter Rapattoni, che è un avvocato, che ci ha proposto questa cosa qui. Quindi l'Ampi si farà carico per chi volesse, per chi non se lo può permettere per questioni o economiche o semplicemente perché ha paura, perché con noi può venire, noi abbiamo le porte aperte a tutti, di potersi costituire parte civile laddove ci siano questi episodi che a Pescara purtroppo si sono verificati, di intolleranza e di discriminazione, che può essere razziale, può essere per orientamento sessuale, può essere religioso, può essere qualsiasi tipo di discriminazione, che non va mai bene. Verifiche e accertamenti da parte dei carabinieri del NAS nelle mense ospedaliere della regione che hanno portato a rilevare inadeguatezze igienico-sanitarie. 4 le ispezioni in provincia dell'Aquila, un'azienda aggiudicataria del servizio di refezione è stata denunciata per frode nelle pubbliche forniture. 4 le verifiche in provincia di Chieti, anche in questo caso è scattata la denuncia per frode in pubblica fornitura. In provincia di Teramo e Pescara sono state ispezionate nel complesso 6 strutture. Il responsabile del servizio mensa di un ospedale del Teramano è stato segnalato alla Procura della Repubblica per inadempimento del contratto. Anziché servire piatti espressi, cioè cotti al momento, come previsto nel contratto, è emerso che i pasti della cena erano preparati nel turno diurno. Nessuna segnalazione ha riguardato la mensa dell'ospedale di Pescara, dove non sono state riscontrate irregolarità.
Proseguiamo con il nostro telegiornale, andiamo a Teramo a seguito di un incontro con i vertici della Protezione Civile Nazionale e Regionale. È stata prorogata al 31 di luglio la data entro la quale gli sfollati potranno lasciare le strutture che li ospitano e trasferirsi negli alloggi loro assegnati. Lo ha annunciato questa mattina il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto. Sentiamo. C'è un'emergenza che va affrontata subito, che è quella relativa alla situazione delle famiglie che sono ancora ospitate nelle strutture ricettive. La scadenza prevista dall'ordinanza per l'uscita ovviamente è stata condizionata poi dall'emergenza Covid e abbiamo una situazione di incertezza che sta mettendo fortemente in difficoltà le famiglie ma anche le strutture. Proprio per questo ieri ho chiesto e ottenuto, si è svolto nel pomeriggio, un incontro con il capo della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli e il responsabile di Protezione Civile Regionale Silvio Liberatore, che ringrazio, un incontro che ha consentito di individuare una linea comune. Ci aspettiamo quindi a questo punto dalla Protezione Civile l'indicazione di una data che ragionevolmente per l'uscita delle famiglie dalle strutture non potrà che essere quella del 31 luglio, ovviamente data massima. Quindi questo ci consente intanto di dare una risposta alle famiglie, alle strutture sulla copertura di questo periodo, ma ovviamente non potrà che essere un termine ultimo. Quindi dobbiamo assolutamente non abbassare la guardia e utilizzare questo mese per facilitare il percorso di uscita delle famiglie dalle strutture verso un'abitazione con il passaggio al CAS. Proprio per questo abbiamo chiesto al capo della Protezione Civile e dottor Liberatore la disponibilità, laddove fosse necessario, di anticipare due mensilità di CAS alle famiglie che ne avessero bisogno e che può appunto agevolare il pagamento delle prime spese per il passaggio nella nuova abitazione. Abbiamo avuto una disponibilità e per questo ringraziamo. Ovviamente dobbiamo partire subito, così come stiamo definendo insieme all'ATER, lunedì incontrerò la dottoressa Ceci per quello che manca, che deve essere ancora definito per consentire al Comune di poter procedere al secondo bando, appunto per far partire subito il secondo bando di assegnazione delle case acquistate dalla Regione e nella disponibilità di ATER, come sapete si parla di circa 35 abitazioni, perché ovviamente le famiglie che sono e saranno assegnatari di questi alloggi ovviamente potranno restare nelle strutture fino all'assegnazione stessa per evitare il duplice trasloco. Stiamo andando avanti, accelerando tutte le procedure in un momento di grande difficoltà per cercare di agevolare le famiglie, non solo del Comune di Teramo ma di tutto il territorio del cratere, su una misura che è una misura, non dimentichiamolo, di protezione civile, perché il vero obiettivo è e non può che essere la ricostruzione. Sulla base della tipologia. Cambiamo argomento, la TUA, la società che gestisce il trasporto pubblico nella nostra regione, ha approvato il bilancio 2019, occhi puntati adesso sulla gestione dell'anno in corso. Vediamo il servizio. Approvato il bilancio 2019 della società di trasporto unico abruzzese. La TUA chiude con un utile di 90.000 euro e quanto emerge dall'assemblea dei soci di ieri mattina, alla presenza anche del governatore Marco Marsilio. Si continua sulla strada del risanamento, del consolidamento dell'azienda, riduzione dei costi, pareggi di bilancio, anzi leggero utile, nonostante le difficoltà del quadro economico generale, e per la stagione in corso naturalmente questi bilanci saranno pesantemente condizionati dall'emergenza Covid. Stiamo negoziando con il governo ormai da mesi per il ristoro dei maggiori costi che graveranno sul trasporto pubblico locale, perché se il governo non farà un intervento deciso, serio e adeguato, l'intero trasporto pubblico su tutto il territorio nazionale rischia il collasso. Si chiude così il capitolo 2019, ma non vengono nascoste le preoccupazioni per il 2020. Sarà un anno terribile, dichiara il numero uno di TUA, Gianfranco Giuliante. L'emergenza sanitaria infatti ha portato il trasporto pubblico abruzzese sull'orlo del collasso. Siamo in una condizione abbastanza difficoltosa, abbiamo fatto delle scelte anche difficili, individuando dei punti di spesa che ritenevamo potevano essere evitati, penso a Chieti, ma penso anche
anche ad altre azioni che andremo a fare sul territorio, e siamo riusciti anche con un meccanismo di razionalizzazione complessiva dell'attività della TUA a portare un risultato che riteniamo positivo, perché è leggermente inutile il bilancio del 2019. Si accennava, ci troviamo ad affrontare un anno terribile per la situazione che è capitata ai primi dei mesi del marzo del 2020. Questo comporterà necessariamente un discorso di rete con la regione in primis, ma anche con gli altri enti locali, perché bisognerà creare condizioni per cui perdite importanti che tutte le aziende hanno avuto in questo periodo siano in parte evidentemente risolte con la contribuzione che rimane invariata, ma è altrettanto vero che siccome ci sono state delle spese importanti, immaginiamo quelle per la sanificazione e per tutte le procedure connesse al Covid, deve continuare quel processo di risparmio virtuoso che l'azienda in un periodo difficile come questo, soprattutto quando si chiede ai lavoratori di stare in cassa integrazione, deve per prima attuare. Inaugurata all'aeroporto d'Abruzzo di Pescara la nuova sede regionale del soccorso alpino speleologico abruzzese, che potrà così collaborare con le varie forze dell'ordine e con il 118. Per l'occasione è stato anche consegnato un nuovo mezzo destinato al SASA provinciale di Chieti. Presente anche il presidente nazionale del soccorso alpino Maurizio Dell'Antonio e Claudio Damario, direttore generale della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute. Li ascoltiamo entrambi nelle interviste realizzate da Stefano Recanati. Guardate che perdere la vita, non è retorica, perdere la vita per aiutare gli altri è una cosa importante, una cosa che poi dà una tristezza a chi rimane molto duratura nel tempo. Noi siamo sempre vicini a queste famiglie, lo dobbiamo fare perché lo meritano, e siamo vicini anche nel ricordo ai familiari loro che hanno perso la vita durante l'operazione di soccorso. Ecco, per voi nel vostro lavoro che cosa è fondamentale? Fondamentale la preparazione, fondamentale la motivazione. Come abbiamo detto, fare del volontariato non è una cosa leggera, poi è un volontariato importante questo, è un volontariato che ti espone a parte a rischi ma anche a tante responsabilità. C'è volontariato, volontariato voglio dire, no? Da parte nostra continuiamo ad investire tanti denari che lo Stato ci dà, fortunatamente, in formazione, in dotazioni. Oggi abbiamo visto, no? Qualche dotazione che è arrivata finanziata dalla Protezione Civile Nazionale, dal Dipartimento, per cui continuiamo così. È molto importante avere l'addestramento giusto, la formazione, gli uomini, i mezzi per far fronte a questa tipologia di emergenza, che come sappiamo tenderanno ad aumentare proprio perché soprattutto da quest'anno la montagna riprenderà un ruolo importante dal punto di vista turistico e sarà una meta molto desiderata. Quindi la montagna uguale sicurezza, dobbiamo pensare anche a creare dei protocolli estesi a livello regionale proprio per sinergizzare la salute, le forze dell'ordine, questa esperienza importante del soccorso alpino, e soprattutto investire moltissimo in sicurezza, in formazione, in istruzione non solo degli addetti ai lavori ma anche dell'utente, perché spesso molti di questi incidenti gravi si verificano per carenza di istruzione e formazione dell'utente che si reca in montagna senza conoscere bene alcuni rischi che sono tipici di questa realtà. Quindi tanta sinergia, tanti investimenti in formazione e tanti ringraziamenti al soccorso alpino abruzzese che oggi inaugura una bellissima sede e con i quali si dovrà fare un discorso di grande integrazione col 118 Sanità Abruzzo e con l'elisoccorso proprio perché insieme possono garantire quei tempi giusti per salvare la vita alle persone. E a proposito di soccorso alpino, questo pomeriggio il CNASAS è impegnato in un soccorso dopo l'allarme lanciato da tre speleologi rimasti bloccati in una grotta nel territorio di Roccamorice, siamo in provincia di Pescara. La cavità in fase esplorativa presenta parti strette
ed allagate. I tre sono rimasti bloccati oltre un passaggio allagato che si è riempito a circa 70 metri dall'ingresso. Attivate chiaramente tutte le misure per soccorrere i tre e allertati i mezzi anche del 118 e dei vigili del fuoco. Cambiamo argomento. Coniugi pescaresi malati vivono in una rimessa agricola che dovranno lasciare con il rischio di andare a dormire addirittura in macchina. Il loro grido di dolore è stato raccolto dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, che chiede che alla coppia sia destinata una casa popolare. Vediamo il servizio. Una situazione devastante, quello che più mi fa arrabbiare, che abbiamo decine e decine di case occupate abusivamente su Pescara e non solo, da delinquenti, criminali e pregiudicati che utilizzano le case popolari per delinquere. Non solo questo, abbiamo decine e decine di alloggi vuoti, non assegnati. Alla luce di questo noi dobbiamo vedere che c'è un povero cittadino onesto, che ha sempre pagato le tasse, gravemente malato, lui e la propria moglie, costretti a vivere in una rimessa agricola dopo aver fatto domanda di casa popolare da 10 anni. E questi poverini rischiano di rimanere veramente in mezzo alla strada tra qualche giorno, perché hanno ricevuto una diffida a sgomberare l'abitazione perché rimessa agricola non è a norma. Questo è un caso devastante. Lui ha posto all'attenzione di tutti gli organi competenti che deve essere immediatamente risolto con l'assegnazione di un alloggio popolare. Queste sono le battaglie contro cui ogni giorno noi ci scontriamo, combattiamo, perché chi ha diritto sta fuori e chi non ha diritto sta dentro la casa popolare. Il 30% delle assegnazioni delle case popolari è gestito attraverso, è proprio destinato a situazioni di questo tipo qui. Il Comune sta eliminando le liste provvisorie e non ha intenzione nemmeno di gestirle con atti sindacali. A questo punto, le stanze di signori in emergenza abitativa come il signor Ciano, come ha intenzione di gestirle il sindaco? E a questo attendiamo una risposta. Chiedo un atto di giustizia, avere una piccola casa popolare per poter vivere. Noi siamo richiedenti di casa popolare da circa 8-9 anni fa, però non eravamo in uno stato di emergenza. Poi mia madre è morta, ci hanno sfrattati per morosità incolpevole. Io che non ho reddito, perché io sono malato da 10 anni, ci siamo ritrovati a dover uscire e siamo andati a finire dietro fortunatamente un'amica di mia moglie, stando in questa rimessa agricola che era invivibile. Ho chiesto un'ispezione sanitaria alla ASL per muovere un po' le acque. L'ispezione ci ha dato ragione e praticamente il Comune che cosa ha fatto? Ha fatto un atto amministrativo che praticamente noi dobbiamo uscire da quella casa perché non è idonea ad ospitare persone. E dal 1° gennaio, se lui vuole, mi mette fuori, cioè noi finiamo a dormire in una macchina. Il sindaco con molta cortesia ci ha detto che comunque non avevamo diritto, che dovevamo seguire la graduatoria. In ogni caso io mi sono tutelato perché ho fatto già una denuncia presso il comando provinciale dei carabinieri e la pratica è tutta in mano alla procura e chiederò l'apertura di un'inchiesta. Adesso ci spostiamo a San Salvo, dove è stata inaugurata nel distretto sanitario di base una nuova risonanza che servirà non solo ai pazienti del territorio vastese ma anche a quelli del vicino Molise. Vediamo il servizio di Pino Cavuoti. Studiare bene i distretti delle piccole e grandi articolazioni fino all'anca, oltre alla colonna lombare e cervicale. Sono queste alcune delle caratteristiche della nuova e più evoluta risonanza magnetica installata nel distretto sanitario di base di San Salvo. Inaugurazione del nuovo macchinario con la presenza dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, del direttore generale della ASL Thomas Schelle e del primario di radiologia dell'ospedale di Vasto Maria Amato, con il sindaco Tiziana Magnacca e il presidente del consiglio comunale Eugenio Spadano. Sicuramente di festa, che segna sicuramente l'abbandono della logica pregressa degli anni passati, che voleva vedere questo distretto ridimensionato se non addirittura peggio, e si comincia a disegnare un nuovo percorso, una rinascita di un distretto che è fondamentale non solo per la medicina del territorio, ma che è posizionato nella nostra città in un punto strategico anche rispetto al confine con la regione Molise. Questa risonanza magnetica insieme alle nuove strumentazioni
dotazioni che arriveranno nel nostro distretto sanitario sono finalizzate a servire tutto il territorio del Vastese. Per cui oggi sicuramente ricomincia un percorso di speranza, di crescita e soprattutto la possibilità di poter servire gli utenti, i pazienti del nostro territorio con strumentazioni d'avanguardia e quindi con la possibilità di offrire i migliori servizi che la sanità pubblica può offrire. Adesso lo sport, calcio di Serie B, molto amareggiato dopo la sconfitta dello Zini. Il tecnico del Pescara, Nicola Legrottaglia, si dice però soddisfatto della prova della sua squadra. La migliore prestazione da quando sono qui, queste le parole dell'allenatore del Delfino che ascoltiamo. Arrabbiato con me, con la partita che abbiamo perso. Cioè, sono arrabbiato da professionista, sono arrabbiato da allenatore. Ho detto, da allenatore è difficile commentare una partita del genere. Adesso dire cosa, perché ci sono tanti perché, quando poi fai una roba del genere è normale che adesso andare a capire perché, devi studiare tutta la notte, non devi dormire e oggi siamo qui a commentare una sconfitta quando invece dovevamo vincere la partita, stravincerla, ma perché molto probabilmente dobbiamo fare questo salto di qualità che non si riesce a fare ancora. Questa è normale, devi lavorarci. Oggi, come dici te, sono d'accordo, forse abbiamo fatto la migliore partita sotto tutti i punti di vista, la migliore partita, eppure siamo a casa con 0 punti. Quindi ragazzi, è dura commentare, mi devo un attimino, devo aspettare che mi sfoghi un po' questo sentimento negativo e pensare già a domani. E sono preoccupato come tutti che si occupano di quello che deve fare per poter risolvere i problemi, per portare a casa la salvezza e gli obiettivi. Ma giocando così e migliorando il mal di trasferta, perché dobbiamo essere un pochettino più affamati, quello che dico io, nel calcio ci vuole passione, ci vogliono i muscoli, ma ci vuole pure la fame, ci vuole pure no? Quella fame che dice io vado perché voglio qualcosa. Ma io penso che la disamina finale della partita, Castagnetti e Gusto sono le Balzania, hanno interpretato in maniera ottimale quello che gli avevamo chiesto. Inizialmente Pescara era partito per 4-4-2 e quindi gli avevamo chiesto un'aggressione sui due mediani loro che pur sempre non poteva venire, però la maggior parte delle volte schermavamo sempre le palle dentro, che erano quelle che più pericolose, visto che Galano veniva dentro. Hanno fatto un'ottima partita, hanno interpretato nella logica nostra anche quando loro hanno cambiato modulo, sono messi col 4-3-3, quindi lì è stato ancora meglio perché Castagnetti schermava a vertice basso e ci avevano più libertà le due mezzale. E ci è mancato appena un po' di palleggio, però è una partita aggressiva e lo sapevamo, però penso che hanno fatto un'ottima prestazione. E per quanto riguarda le decisioni del giudice sportivo, fermato per 3 giornate il difensore del Perugia Sgarbi, per 2 l'attaccante perugino Falserano e per 1 giornata il difensore del Pescara Scognamiglio. I 3 giocatori salteranno il match di venerdì prossimo proprio fra Pescara e Perugia. Adesso ci occupiamo del Teramo, chiusa ufficialmente la stagione a Catanzaro. Il Diavolo prova a disegnare le linee guida della prossima annata. Certamente non ci sarà una replica del mercato scoppiettante del 2019 e qualche big rischia di dover fare le valigie. Il punto con Jacopo Forcella. Mentre la Serie C domani vedrà in campo le squadre per il secondo turno playoff, il Teramo, eliminato martedì sera dal Catanzaro, va in vacanza, in attesa di capire quali saranno le linee generali di indirizzo per la costruzione dell'organico della prossima stagione, che sarà certamente diversa rispetto a quella appena conclusa, se non altro, perché il mercato scoppiettante del 2019 non sarà replicabile, nel senso che magari arriveranno giocatori di levatura, ma prima ci sarà spazio per le cessioni che possano dare respiro alle casse societarie, provate certamente dagli investimenti pesanti che tuttavia non hanno portato un piazzamento migliore sul quale magari speculare in questa seconda fase.
La conferma del tecnico Di Mascio di qualche giorno fa ha il pregio di occupare subito una casella cruciale, quella del timoniere per la prossima stagione. E il fatto che l'ormai ex responsabile del settore giovanile ora guidi in pianta stabile la prima squadra, non solo come traghettatore, fa capire quanto la linea sarà decisamente più verde. Che poi è stata anche la richiesta della società in inverno, quando il distacco con le prime della classe era già talmente pronunciato da non poter far immaginare una clamorosa rimonta. Per questo a Piacentini, Viero, Santoro e Birrigia andranno affiancati elementi funzionali, ma che possano portare in caso di utilizzo ad un minutaggio superiore. Il mercato però sarà fatto in maniera parallela, con qualche addio importante per liberare slot in rosa e disponibilità economiche, visto che il presidente Iachini non sembra essere disposto ad una campagna rafforzamenti minimamente paragonabile a quella di 12 mesi fa. Dunque qualcuno potrebbe essere in bilico, ma non sarà semplice disfarsi di contratti abbastanza onerosi. Poi vanno sciolti i dubbi su qualche enigma tattico, ad esempio Bombaggi andrà riportato a centrocampo o comunque in caso di 4-2-3-1 nei tre dietro la prima punta, non più da attaccante puro, ma se Bombaggi è inamovibile, Costa, Ferreira, Mungo e Arrigoni potrebbero trovare meno spazio, visto che Santoro e Viero saranno il futuro biancorosso. Altra questione dietro, Piacentini titolare ed è certo, ma se si virerà verso il modulo a 3, allora vanno trovati rincalzi per dare sostegno a Soprano e Cristini. Infine la questione portiere, a Catanzaro ha parato Valentini che è un 97, il Teramo o fa una scelta come a luglio scorso e pensa all'esperienza tra i pali, oppure dovrebbe andare anche qui su un under dal 99 in poi. Il diavolo proverà a lavorarci mentre la squadra è in ferie dopo l'eliminazione, per mettere Di Mascio nelle condizioni migliori di modificare in positivo il trend di quest'anno. Per quanto riguarda la D, il San Nicolò Notaresco ha ufficializzato l'arrivo in panchina di Massimo Epifani per la prossima stagione. Massimo Epifani è il nuovo allenatore del San Nicolò Notaresco. Per Epifani si tratta di un ritorno alla corte del presidente Salvatore Di Giovanni dopo le quattro stagioni passate sulla panchina del San Nicolò dal 2013 al 2017, culminate con i play-off nel torneo 2016-2017. Per me è come tornare a casa, queste le prime parole del neo allenatore rossoblu, spinto ad accettare la proposta notareschina anche dalla calorosità e dalle grandi tradizioni calcistiche della compagine teramana. È un ritorno importante per la nostra società, ha commentato il presidente del San Nicolò Notaresco Salvatore Di Giovanni, che ha spiegato come la scelta dell'ex tecnico, tra le altre del Pescara, sia stata fatta in funzione dei programmi ambiziosi della società. È tutto per questa edizione del TG6 che torna alle ore 23. Io vi ringrazio per averci seguito. Se volete on demand ci sono i nostri servizi, come sapete bene, sul sito tv6.it e sul nostro canale YouTube. Da parte mia l'augurio di un buon proseguimento con la nostra programmazione.